Tanti 87 anni ed il medico Francesco Caccamo 86, fino alla recente comparsa sulla scena del pluriomicida Zodiac. E stiamo finalmente arrivando alla novità, insomma, è necessario ricostruire tutta la storia del mostro di Firenze, che tra l'altro è una storia famosa ai noi in tutto il mondo. Stiamo a quello che abbiamo sentito adesso, personaggi nell'ombra, si è parlato molto, perché tutti hanno considerato, ma questi qua con problemi intellettivi non potevano organizzare tutto questo e riuscire a farla sempre franca, erano al massimo dei burattini. Nell'ombra che cosa si sa delle persone rimaste nell'ombra? Si è ipotizzato che ci fosse un secondo grado di mandanti, ma è una teoria che per quanto mi riguarda, e non solo per me chiaramente, non regge, perché tutti questi omicidi sono sicuramente compiuti da un unico e solo serial killer. Perché? Di tipologia last murder. Unico vuol dire da solo? Sì, da solo, un serial killer classico che ha agito dal 68 all'85 e non è un profilo nuovo questo che viene fuori, perché già ci furono dei rapporti fatti al SISD anche da parte del professore Bruno che evidenziava questa tipologia di serial killer. Poi successivamente sia il professore De Fazio fece una perizia su richiesta proprio di Canessa che metteva in evidenza le caratteristiche del seriale, questo nell'84 addirittura, quindi prima ancora dell'ultimo duplice omicidio, e successivamente anche l'FBI fu interessata e stilarono un profilo compatibile a quello che avevano stilato in precedenza e assolutamente incompatibile, come si diceva prima, con quello di Bacciani. Ed è impensabile pensare ad un secondo livello di mandanti che avrebbero missionato questi delitti. Come sta dicendo che serial killer messene... a uno era un po' soltanto, certamente non era Bacciani, ma infatti la verità processuale che è venuta fuori non è una verità processuale solida e opponibile a tutti, tante cose. Adesso sentire il parere di Ruben, perché a un certo punto in uno dei delitti, addirittura una delle vittime, che è un atleta di corsa veloce, scappa e l'assassino lo insegue. Sì, infatti. È difficile Bacciani possa aver fatto questo. Infatti, per esempio, tra i tanti indizi. Sì, infatti, nel famoso profilo dell'FBI, il serial killer dovrebbe essere un soggetto più alto anche di Bacciani, misurando la distanza, l'altezza, lo sparo e quindi l'altezza del corpo. E sono assolutamente d'accordo che Bacciani non è un colpevole molto improbabile. Ho qualche dubbio sul delitto del 1968, che non è mai stato chiarito completamente, quindi il primo. E infatti l'elemento fondamentale poi, che come abbiamo sentito nel servizio, neanche l'accusa nel primo processo è riuscito ad attribuire a Bacciani, è il delitto del 68, perché infatti Bacciani in primo grado era stato accusato per 7 degli 8 duplici. 7 degli 8. Torniamo all'identikit, ai due identikit a confronto, uno di Zodiac, il serial killer, Stati Uniti, e l'altro di Bacciani, sono questi. Allora, lei è un criminologo, secondo lei questi due identikit sono compatibili, e se sono compatibili in che percentuale? Ma bisogna fare una premessa: gli identikit vanno sempre presi con la dovuta cautela, perché si basano sulla capacità mnemonica, cioè di ricordare correttamente dei testimoni. Detto ciò, non mi sembrano particolarmente sovrapponibili, a parte qualche caratteristica generale. Tra l'altro poi, invece di focalizzarci magari soltanto sull'identikit, bisognerebbe vedere un attimo proprio le caratteristiche delle due serie di omicidi per capire analogie e differenze. Da questo punto di vista. E arriviamo a questa novità. Come abbiamo anticipato, un anziano italo-americano avrebbe confessato a un giornalista di essere lui il mostro di Firenze, Zodiac, un imprendibile serial killer. Lui ha detto: sono io sia Zodiac sia il mostro di Firenze. Ci racconta tutto Elena Biggioccio. Un ex ufficiale dell'esercito degli Stati Uniti, veterano della guerra del Vietnam, 82 anni, racconta al settimanale Tempi, poi riportato dal giornale, di essere il mostro di Firenze, il serial killer che fra il 68 e l'85 sulle colline di Firenze uccide 7, forse 8 coppie di ragazzi. Si tratterebbe di Zodiac, l'assassino più ricercato degli Stati Uniti. 6 vittime tra il 66 e il 74 in California, di lui solo la ricostruzione del profilo. Un documento scarno, 4 pagine, una confessione già rimbalzata dalla procura di Firenze ai giudici americani, perché le coincidenze biografiche ci sono e non solo.
ma in questi anni è svanito il dubbio che dietro quegli omicidi sadici non ci fossero i compagni di merende, bensì un vero esperto del crimine. In possesso di quella beretta calibro 22 utilizzata in tutti i casi e mai trovata, abile nell'usarla e capace di uccidere senza essere individuato. Il profilo di Zodiac risponderebbe al nome di Giuseppe Gioppe Vilacqua, originario del New Jersey, ex agente del SID. Risulta essersi stabilito in un paese vicino a Firenze, dove diventa responsabile del cimitero militare americano, nel luglio del 74. Pochi mesi prima, l'ultima lettera ufficiale inviata negli Stati Uniti. Pochi mesi dopo, il primo delitto certo del mostro. Già nel 68, però, epoca del primo duplice omicidio, l'uomo risulta aver trascorso un periodo in Italia. Ma non è tutto. Al giornalista che ha raccolto la sua testimonianza, il pluriomicida avrebbe fornito la soluzione a quattro codici cifrati con cui, impunito, all'epoca dei fatti sfidava la polizia americana. I vari riferimenti all'acqua presenti in quasi tutti i suoi messaggi altro non sarebbero che macabri giochi sul proprio cognome, in altre parole, la sua firma. Infine, sarebbe sempre Zodiac l'uomo che Mario Vanni identifica in Ulisse l'americano. È stato lui che li ha ammazzati tutti e 16, dice in un'intercettazione all'amico Lorenzo Nesi, quella belva feroce. E ancora è lui l'unico testimone oculare che dichiara di aver visto Pietro Pacciani aggirarsi dalle parti del Bosco degli Scopeti, il luogo dell'ultimo delitto. Nel 94, al processo, depone come funzionario del governo americano e in aula non vuole essere ripreso dalle telecamere. Quindi fornisce dei codici di soluzione che solo il serial killer, questa è l'ipotesi, poteva risolvere. Dice, guardate che ci sono queste cose che indicano, sono giochi con l'acqua, io mi chiamo Bevi l'acqua perché sono io Zodiac e sono io anche il mostro di Firenze. Credibile? Allora, intanto è molto facile capire se è credibile oppure no. Bisognerebbe confermare appunto che il cifrario, cioè la soluzione da lui fornita, sia la vera soluzione dei cifrati. Certo. E poi c'è un elemento che taglierebbe la testa a qualsiasi dubbio, la famosa beretta calibro 22. Se questo signore, cioè, è l'arma del mostro di Firenze, okay, che, attenzione, è diversa dall'arma usata da Zodiac, che era una 9 mm, sempre una pistola di piccolo calibro, ma non la beretta calibro 22. Per cui, se Vilacqua è in possesso della beretta calibro 22, a quel punto si avrebbe la certezza, perché poi tutto ruota attorno a questa famosa pistola che non si è mai capito come dal 68 sia arrivata in possesso o di Pacciani o dei compagni di merende o di qualche altro, dal duplice delitto del 68, che, dove invece la responsabilità del clan dei Sardi in quel discorso di pista passionale è abbastanza credibile. Adesso voglio sentire anche naturalmente il parere di Chiara Penna, sono persone che conoscono molto bene le carte e i delitti e tutto. Allora, però tornerei al momento da Elena Di Giorgero per il giallo sulla morte di Pacciani. Cioè, a un certo punto muore per un infarto e c'è chi ipotizza che in realtà sia stata una morte indotta. Sì, esattamente, approfittiamo del fatto appunto di essere qui davanti alla sua casa proprio per raccontare questo. Intanto Pietro Pacciani nel 96, come dicevi tu prima Marco, era ritornato a casa dopo l'annullamento in secondo grado della condanna all'ergastolo, e quando torna in questa casa per 2 anni vive solo, in quanto la moglie Angiolina lo aveva lasciato, donna, ricordiamo, che aveva subito da lui molte violenze, e le due figlie, ancor prima che iniziasse tutta appunto la sua vicenda processuale legata al mostro di Firenze, una volta diventate maggiorenni, se ne andarono di casa e appunto fecero condannare per stupro, sì. Quindi già non abitavano più qui, tra l'altro una delle due ragazze abita oggi qua vicino, e quindi lui morì solo in condizioni un po' misteriose. Perché? Perché era solito, e così raccontano tutti i vicini qua della corte, sbarrare questa porta, queste finestre che oggi ancora appunto ci sono, e invece quando i carabinieri lo ritrovarono morto in casa, sia la porta che le finestre erano completamente aperte. Quindi si è parlato di infarto, aveva in effetti problemi di cuore, ma è una morte appunto che è stata giudicata misteriosa proprio per le modalità anche del ritrovamento del suo corpo. Ho capito.
Chiara Penna, lei diceva prima che il mostro di Firenze è probabilmente uno e non è Pacciani. Il mostro di Firenze non ha mai pagato. L'85 finisce i delitti, uno può pensare, sarà morto, si sarà pentito, non lo so. Però, forse, però c'è comunque un nesso tra l'85 e la fine quindi dei delitti, esatto, e probabilmente le indagini. Sì. Lei che idea si è fatto? Può essere davvero questo italo-americano, questo Joe Bevilacqua, il mostro allora, di Firenze? Se sia Joe Bevilacqua, io credo di no. Tra l'altro è un personaggio che, come si diceva nel servizio, è intervenuto come testimone nel primo processo a Pacciani, che è stato demolito in tutto e per tutto in secondo grado, anche come testimone, anche sulla base della inattendibilità di tutti i testimoni che erano intervenuti. Ma, quindi era un testimone inattendibile al processo sì, Pacciani. Sì, esatto. Quindi questo già dà un peso. Ma inattendibile era a favore di Pacciani o contro? No, era contro. Tra l'altro fu lui che chiamò i carabinieri 4 anni dopo l'ultimo delitto per fornire delle indicazioni riguardo alcuni rumori che aveva sentito nella notte del delitto, riguardo la coppia dei francesi che aveva visto qualche giorno prima. Beh, non sono degli indizi. Sono, diciamo, delle valutazioni che fa, ripeto, 4 anni dopo, un po' in relazione al fatto, alla data del delitto, perché sulla data del delitto dei francesi ci fu per lungo tempo una diatriba, cioè se fosse avvenuto fra il 7 e l'8 settembre o l'8 e il 9 settembre, e chiaramente lui interveniva. Non è facile per noi entrare in queste date, ma io lo so per una cosa. 20 secondi per chi ci ascolta a casa, esistono degli esempi di serial killer transnazionali, cioè che commettono alcuni omicidi in nazioni e continenti diversi, però singoli omicidi, se fosse vero questo sarebbe, e tutto è possibile, l'unico caso nella storia della criminologia, di due serie complete commette da un unico serial killer in due nazioni diverse. Comunque, se i codici sono quelli... È la beretta Calico 22, è quello che dovrebbe trovare, perché i codici è lui che dà riscontro a se stesso nell'interpretazione. Sì. Deve inventare un codice che corrisponde. Grazie davvero, grazie.